Il gene di Leonardo, il cenacolo, l'ultima cena. Eravamo rimasti a pagina 28 e così nacque il cenacolo. Mancano i documenti della committenza e manca quindi qualsiasi indicazione di traccia programmatica rapportata all'ambiente e al momento storico, e perciò le ipotesi dell'iter creativo si possono formulare solo sulla base di indizi offerti dallo stesso Leonardo nei suoi manoscritti e disegni. È ben noto che i pittori di tutti i tempi, o almeno quelli che contano, perché hanno qualcosa da dire, sono di solito più taciturni che loquaci, e che le loro idee, soprattutto quelle allo stato embrionale, come nel caso degli studi per un grande e complesso dipinto, si manifestano normalmente, se non esclusivamente, attraverso lo schizzo, l'abbozzo. Il disegno d'insieme o dei particolari è mai o quasi mai in forma scritta, anche se l'ho scritta in fondo il canovaccio del regista. Una sola volta Leonardo, lui maestro del linguaggio visivo, fa eccezione alla regola. E questo quando predispone, descrivendole, le azioni degli apostoli nel cenacolo, di cui forse la riprova. Di qui forse la riprova che il cenacolo fosse stato concepito come evento teatrale, dove la componente temporale insita nella gestualità dei personaggi è intesa come spazialità controllata dalle fonti luminose, frontale, laterale e di fondo, che si integrano a vicenda nella dinamica del racconto. Di cui l'articolarsi in ritmica scansione di gruppi di tre apostoli ai lati della figura centrale isolata del Cristo, se la carrellata consente di recepire la sequenzialità episodica della scena dal centro all'esterno, e viceversa, il primo piano si impone di necessità per una caratterizzazione avulsa dal contesto e quindi con valori universali, per definire meglio il temperamento del personaggio rappresentato. Ed è per questo che la narrazione scritta, prima ancora dello schizzo o studio preparatorio, si fa necessità per il pittore e il regista, e infatti le forti caratterizzazioni che ne risultano, lette di seguito, assumono cadenza poetica con accenti di inno epico, vivida come nel ritmico gesticolare degli attori sulla scena di un teatro antico, e non importa se la scrittura è minuta e regolare, senza sbalzi e ripensamenti, sulle paginette affrontate di un taccuino tascabile di 93 mm x 65. È come un'idea affidata al nastro magnetico. Alle note appena seguono del tutto estranei due ideogrammi a matita rossa con relative spiegazioni. Albero tagliato che rimette ancora, spero, ed è l'emblema medicea del broncone, seguito da un vero e proprio rebus che si spiega con la frase fal con tempo, e c'è un falco, falcon, che tiene nel becco un oggetto a forma di serpente. Il cosiddetto tempo, che negli orologi antichi aveva la funzione di regolarne il movimento.